benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Continuiamo quello che abbiamo iniziato poco tempo fa, cioè la reazione al primo reality show coreano con protagonisti 8 ragazzi gay. Ma esistono così tanti gay in Corea? Ben 8? Cioè proprio tutta la popolazione gay in Corea, secondo il coreano medio, è stata presa per il casting di questo programma. Partiamo con il recap. Negli episodi precedenti, 8 giovani ragazzi coreani single trascorreranno una settimana assieme nella speranza di trovare l'amore della loro vita. Dopo decine di appuntamenti caratterizzati da discussioni profonde, in cui tutti sembrano essere innamorati solo di Sailor Moon e del fuoco, uno scandalo scandalosissimo sta per mettere alla prova le relazioni fragili all'interno della casa. Questo dramma, ragazzi. 꽃이 그냥 그대로 바닥에 있는 거예요. 너무 화가 났어요, 그때도. Come si è permesso? Cioè, ha ragione, perché però comunque posso dire, perché in Corea regalare i fiori è perché regali qualcosa che muore, vuol dire che non è una cosa duratura il tuo ma interesse. La scelta in base al bigliettino, ma scusami. 너무 짜증이 나서 제가 그냥 꽃을 찬물에 얼음물에 해서 진짜 테이블에 그냥 딱 놨어요. Questa sì che è una vendetta proprio. Madonna mia, questo è proprio lo scandalo peggiore di tutto questo programma, eh. 제가 해명할 거 있어. 그 꽃을 sentiamo. 제가 뭐 버렸다 하는데 버린 게 아니고요. 꽃다발을 잠깐 꺼내서 제 가방 옆에 이렇게 쓱 넣었어요. Ma pensa un po'. Ti scordato. Ma che dramma è? Andiamo avanti. Qui c'è Gio che non si è ancora arreso però. E vuole il cuoco, lo vuole conquistare. E come lo conquista? Con la sua arma migliore. Il trucco, ovviamente. Beh, giustamente sulle labbra, guarda. 심장이 좀 쿵쾅쿵쾅한 게 있었죠. Ha funzionato. Bravo Gio. Lui mica si è arreso. Ha combattuto. La prossima volta che volete conquistare un ragazzo, mettetegli il rossetto. Mettetegli il rossetto. Però da vicino vicino. Solo in Corea puoi conquistare un ragazzo mentre gli metti il rossetto. Esatto. Comunque. Dopo tutto questo discorso, domande random in base al blocchetto di Jenga che prendono. Ah vabbè, questo però c'è in tutti i reality coreani. È giusto, sì, così. Sì. Oh. 질문 있다. 대박. 목욕탕에서 좋아하는 상대방을 만난다면? 마! Che dovresti fare? Che... È lì, te lo scopi sicuramente, perché non sai che so, hai capito. Mentiro, no, nel certo. Senso, cioè, anche questa cosa, chiariamola. Un conto è se è a un livello rialzato, che dici 10, che dici bello... allora forse dici, oh, ci ho capito, è un po' più eccitante, ma un cosino così che spellonzola, sproscio, nel senso, con tutto il rispetto, ma chi se ne frega, cioè nel senso. 목욕탕에서 좋아하는 상대를 만나면? 안녕! 그냥 뭐 어떻게 하는데? 엉덩이 보여줘야 돼? 어떻게 하는데? 마, 스쿠사? 그냥 스캔 한번 쫙 하고 그냥 계속 마. 얘기할 것 같은데? 어, 여기서 만나네요. Adesso obiettivamente, se io mi vedo una donna nuda davanti, cioè anche a me verrebbe da guardare, ma cioè non perché sono interessata alla donna, semplicemente nuda, non è che vedo donne, cioè non lo so, l'occhio cade secondo me a prescindere, no? 처음 자신이 게이라는 걸 깨달았던 순간. Madonna, questa domanda, mamma mia, a me la fanno sempre. Quando devo avere la scoperta, quando normalmente come tu quando scopri che ti piacciono le donne, è quando incominci a avere un po' gli ormoni, l'interesse verso il sesso opposto, cioè, capito, il momento uguale, quello di... Okay. 근데 심지어 그때 여자친구가 있었어요. Ah, non è vero, scherzavo, ragazzi. Lui a 21 anni aveva la fidanzata, ok. Però secondo me, se fin da piccolo ti dicono che ti devono piacere le ragazze, tu a prescindere ci provi con le ragazze, magari non ti viene nemmeno, capito, non ti viene nemmeno magari l'idea che ti potrebbero piacere i ragazzi, o anche se ti viene cerchi di nasconderla. 데이라서 들었던 말 중 가장 기억에 남는 말. 나보고 악마가 쓰였다면서. Vabbè. Questo è il tipico coreano. Vabbè, te l'ho detto che qua fanno i riti satanici. 우리 엄마가 술을 좋아하시는데 항상 술을 마시면 전화해서 항상 미안하다 그래. 나한테 미안하다고만 안 했어. Per esempio, mi ricordo le primissime volte che mio papà aveva dubbi su di me. Mi ricordo che ha detto una volta: è colpa di tua mamma che ti tratta troppo bene, è colpa di tua mamma che ti fa, che ti vizia troppo, per dire, no? Cioè, ti escono queste cose che sono sicuro che non pensa adesso. Però certo, certo. Ai tempi era molto ignorante e quindi... Eh sì, non se ne parla e quindi di per sé non sanno. Papà ha mamma mannando quasi questo. Non è mamma mannassima? Questa è proprio una cosa proprio da maschio alfa, cioè adesso è colpa della donna. Mm.
너가 조금 다른 모습으로 나왔을 텐데. Mi dispiace un sacco, veramente, quando l'ho visto io in lacrime totale. Cioè, sinceramente, me lo aspetto in Corea, sì. Allora, in Corea sono molto, molto cattivi con i figli, a prescindere. Ma poi questa cosa vorrei che non fossi nata, io l'ho sentita dire un sacco di volte. Ma anche se la figlia magari non è brava a scuola, o magari è grassa, sarà sicuramente anche dovuto al fatto che in Corea c'è molta più pressione sociale anche da parte dei genitori, perché i genitori si mettono a confronto tra di loro su chi ha il figlio migliore. No, non per giustificarli, semplicemente per contestualizzare perché certe frasi escono di più magari in Corea rispetto avanti. 내가 정신병 취급을 당하고 형들이 경험들을 말해줬잖아요. 그걸 듣고 막 동물원에 원숭이 보듯이 안 봐줬으면 좋겠다. Questo programma sarà noioso, però almeno sta dando un messaggio in Corea per chi lo guarda. Sì, avrebbero magari dovuto mettere questa parte all'inizio. È quello che dico. Non alla fine. Tipo dopo tre quarti del programma, sì. Capito? Ok, torniamo alle minchiate, si va avanti con gli appuntamenti e abbiamo l'influencer, che lui è quello diretto. Ok. Che pian piano si comincia a avvicinare di più al ballerino e ovviamente siccome l'influencer è diretto, certo. Cosa farà mai? Sono in canoa a farsi un giro di remi. Sì, 형한테 내 마음을 알아달라는 게 아니고 나는 그냥 형한테도 고맙다는 말을 하고 싶어. 나도 고마워. 나 un altro pesce in faccia per l'influencer. 너무 고맙고 그렇게 막 다 진짜 얘기해줘서도 고맙고. 마 non c'è una mezza felicità per nessuno comunque posso dire. Cioè. In tutto ciò, colpo di scena, il sommelier in questi giorni capisce che prova attrazione per il parrucchiere. Per Ma è una novità? Sailor Moon è sempre quello che è amato da tutti. Lui confessa il suo amore a lui. No. 친구로서 좋아하는지 연애로서 좋아하는지 그 감정을 생각 ti sta frenzonando, cioè ma non possiamo essere leggermente un po' più diretti, cioè mi dispiace ma rimaniamo solo amici, non mi interessa, no, no. Cioè quindi immagina, comunque siamo sempre in Corea, quindi devono sempre rimanere quelli che, capito? Sì, ma puoi dire che non ti piace in modo carino senza lasciare questi dubbi, cioè veramente la Divina Commedia era più chiara. Che succede praticamente? Che succede? Allora, si ritrovano tutti al falò a fine giornata perché sono fuori a fare campeggio e si frenzonano tutti una volta sola perché tanto che succede? Con 그동안 혁준이 형이랑 자꾸 얘기하고 왔거든. Colpo di scena, il ballerino chiede a Sailor Moon di parlargli. Tutti che hanno provato con tutti. Beh, giustamente si vogliono lasciare un po' di porte aperte. Lui ovviamente incazzato nero. È giusto così. 형 약간 단 커피 좋아하나 봐. 저번에도 그러고. No, ma per favore, cioè, gli hai chiesto di uscire così diretto, possiamo provare qualcosa che non sia il caffè dolce? Vanilla latte, ice, io vanilla latte. Ah, senza? Però no, è un modo per dimostrare che è interessato perché si ricordava che aveva preso il caffè dolce, capito? Per dire di io sto controllando tutti questi dettagli. Ho messo tutto vanilla latte, ice, 먹는 거 보고 싶어서. Questa è proprio la dichiarazione d'amore più toccante. 얘기했을 때 되게 좋았어. 눈에서 약간 꿀 떨어지는 그 눈 너무 좋아하거든. 근데 너가 어제 약간 그런 cosa? Forse non è, non lo sta scaricando. Forse. 항상 지금도 그래. 아. 바꿔줘도 돼? 이런 거 아니네? Loro sono sposati, Anna. Sposati. E come l'avrà mai presa? Quello che se la prende sempre in culo. Anzi, che vorrebbe, però non sa. Anna, in culo. Noi non siamo così, ok? Non siamo così volgari. Come l'avrà presa l'idol che la prende sempre così bene? Sta facendo una festa. Sta facendo una festa. Ma non è vero. Oh, finalmente viene preso. Oh, una gioia. Più grossa poi. Cioè, era palesemente per dire stai zitto, smetti di lamentarti. Gli hanno tappato la bocca. Secondo me ora viene confortato dagli altri. Ok. Eh sì, l'ha scelto perché non aveva visto la faccia. Aspetta che ritorna. 버렸지만. 버렸지만 ritorna il dramma, certo, il dramma certo. Eterno dei fiori che ha buttato. 근데 그거 해명 한 번만 해주면 안 돼? 너
Ma lo stanno bullizzando. Ma questo, ma ragazzi, ma poverino. Questo sono io prima di Gio. Ero proprio così. Che sta succedendo? Aspetta, aspetta, aspetta. No, aspetta. Anna, sei pronta a grande rivelazione? No, no, non sono pronta. Dopo 11 episodi di nulla cosmico, finalmente la sera prima della scelta finale si dorme insieme. Porca mignotta, succederà qualcosa nel letto? Toccatina, no? Questo è il ballerino. Ok. Con Sailor Moon. Ok, esatto, si erano imboccati fino adesso, cavolo. Oh. Non si tengono per mano. Episodi. 이러고 나서 형이 최종 선택 때 나는 진짜 le minacce dopo che occhi dolci che hai se non mi scegli ti uccido. Questo programma ti rende un po' passivo aggressivo, oggettivamente anche io sarei un po' passivo aggressivo dopo 11 episodi di nulla. È arrivato il giorno finalmente delle scelte finali. Come si capisce se si forma una coppia? Secondo me si estrae un fogliettino e se si matchate uguale allora siete fidanzati. No, gli autori qui sono molto più ingegnosi, incredibilmente, pensa un po'. Si chiamano. Che due palle. Hanno, che due palle. Hanno due idee questi autori. Lasciagliene un po' usare una prima e una dopo, no? Uno chiama il numero e se il cellulare squilla vuol dire che hanno accettato la telefonata di quello. Chiami con i tizi dietro. Cioè, idee bruttissime. Bene, allora, il primo che chiama è... è l'influencer. Chi mai avrà scelto l'influencer? 지금 고객님께서 전화를 받을 수 없습니다. Vabbè, l'ennesimo pari in faccia, non avevamo dubbi. Aveva chiamato chi? Il ballerino. Che allora, chiaramente gli aveva detto che era interessato a un'altra persona. Abbiamo il performer, ricordiamo, era interessato a Sailor Moon. Certo, che se l'era portato via violentemente, ma tanto Sailor Moon è ormai innamorato dell'altro, quindi certo. È giusto così. Un sacco di pali in faccia. Il cuoco si sta disperando. Sailor Moon pure. Sailor Moon si sente in colpa, lo vogliono tutti. Eh certo, guarda che la fama, come ci ha insegnato il ballerino, è una grande pena. Ah, perché sono insieme. Capito, certo. Sicuramente il cuoco, qualsiasi persona chiama, gli risponde. Risponde, quindi... certo. Gio! Guarda come ride, guardalo, guardalo! È felicissimo! Palo in faccia, vabbè amica, inutile che guardi così. Oh, ma allora dopo aver fatto questi giochetti tira e molla, ha funzionato, si è formata la coppia Gio Cuoco. Si tengono addirittura per mano, raga, ma questo, raga, cioè, questo nel programma senso... pornografia direi qua. L'idol che ricordiamo si è impiccato con Sailor Moon. Si è proprio impiccato da solo. Dalla prima puntata all'ultima 11 episodi di Sailor Moon e basta. Risponderà mai Sailor Moon? 지금 고객님께서 전화를 받을 수 없습니다. Mai una gioia. Sailor Moon piange perché si sente in colpa. Che amore, però lui ha un grande cuore. Vabbè, Sailor Moon mo chiama il ballerino, no? Vediamo. Anche perché lo ha minacciato di morte. Cioè, nel senso, comunque non mi sembra molto felice questo ballerino. Ballerino. Cos'è? Sembrano le persone meno felici del mondo. E in tutto ciò, come l'avrò presa? Secondo me si è buttato nel fiume, visto che c'era il fiume lì vicino. No, no, mio. No, raga, no. Guarda come gli tremano le mani. Cioè, è proprio onesto, cioè, è proprio amore, vero, capito? Sì. Questo programma gli ha distrutto l'autostima, comunque. Alla fine, durante i titoli di coda, si scambiano delle lettere, così, di addio. Ce n'erano tre. Che, certo, che volevano Sailor Moon, l'idol e il sommelier, che erano gli altri due rimasti. Si sono scritti delle lettere di conforto, no? Amore. E addirittura. Amore! Non ti piangere, ma do che ansia. Oh no, ti giuro, è troppo carino lui, però. E finisce così, con lacrime. 11 episodi in cui la cosa più scioccante è stata una persona che butta dei fiori da una persona che non conosce. In mezzo, proprio l'episodio 7, l'unico episodio l'unica... in cui... Devo dire che è stato molto bello, molto toccante e secondo me è servito tanto, serviva veramente rappresentazione della comunità LGBTQ+ in Corea.
magari un po' noiosetto, magari anche tanto sì, però meglio così che fare sembrare la comunità LGBT Q+ dei pagliacci, ecco. Bene, direi che questa reazione è stata reagita. Prossimo reality io sto già preparando, eh. Ah sì? 10 anni incinte, dico solo questo. No, lo guardo io. Se avete altri consigli per reality e show coreani, comunque lasciate qua tutto scritto in descrizione. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Se Karen lo fa uscire, no, il tuo canale. È il mio, quindi esce. Quindi esce, ok. Ti voglio bene, Karen.